Visto che Marina è stata male tutto ieri, vediamo se vomita l'anima. Praticamente ci stiamo perdendo. Signore, veramente in maniera un po' aggressiva. Attenzione ai freni. Ragazzi, ma la sfiga ci perseguita. Ottimo, dall'asfalto allo sterrato. Scendiamo, oh che bello ragazzi, giunta l'ora di lasciare questo splendido posto ed andare a terminare, ah che bello, la signora col ciuchino, bellissimo, ed andare a terminare quello che è il nostro tour dei set cinematografici. Oggi andremo a vedere la Casbah, dove hanno girato, bene sì, il Gladiatore. Ah, al mio segnale scatenate l'inferno. Andiamo a vedere questa Casbah che si chiama Eid Ben Hadou, che è famosa per diversi film, tra cui appunto il Gladiatore, perché hanno fatto l'arena, è grande, ben tenuto, insomma adesso andiamo a vedere. Qua finirà il nostro tour negli studio, probabilmente arriveremo questa notte, ci fermeremo lì a Marrakech dopo aver percorso una strada completamente in montagna piena di curve. Visto che Marina è stata male tutto ieri e quindi abbiamo ritardato di un giorno, vediamo se vomita l'anima. No, si è ripresa, eh. Ragazzi, probabilmente o era un'influenza o tutto, abbiamo avuto la sfiga, a differenza di 4 giorni uno dall'altro, ci siamo pigliati questo giorno di febbre e stobbo. Potrebbe essere un'influenza, ma va bene, se un giorno di febbre abbiamo rinforzato gli anticorpi, come al solito. Ok, adesso giro di ispezione attorno a Bruto. Che bel nome. Solite controllatine e poi andiamo. Ciao. Siamo arrivati ad Al-Kabur, quello di prima, copia e incolla, che si chiama Eid Ben Hadou, dove praticamente c'è questa bellissima Casbah, è un ristorante chiamato La Terrazza. La cosa inizia a farsi intricata. Praticamente ci stiamo perdendo. No, no, è qui sotto il passaggio. Queste sono le Casbah. Intricate. Intricate, cunicoli e ti dovevi perdere. Non erano fortificate che resistevano le bombe. No, però non uscivi più. Non entravi e non ne uscivi. E adesso vedremo Mauri guadare il fiume con le sue ciabattine per poter arrivare alla Casbah e arrampicarsi come una salamandra sulle mura di terra. Lo vuoi adesso un vaffanculo fra 5 minuti? Io volevo fare quel ponte, ma lo stronzo non me l'ha fatto fare. Il guado è già fatto, non lo devi fare tu. Vediamo se riesco a riprendere un momento epico. Guarda avanti, va! Eccolo qua il nostro gladiatore. Non si volta neanche, tanto che è fiero. Adesso gli chiede un passaggio, di sicuro. Ragazzi, allora, non voglio fare l'italiano classico, meglio, però mi ha dato veramente fastidio. Siamo arrivati in un ingresso, abbiamo detto che in teoria non si doveva pagare,
Ho fatto due passi in più, ma veramente due, e questo signore, veramente in maniera un po' aggressiva, mi ha detto: signore, signore, faccio un attimo, voglio solo vedere se la strada è giusta. Devi pagare, deve pagare. Sono 20 dirham, 2 euro. Va bene. Però ha letto che non si pagava, quindi ho detto: boh, fa strano. Quindi ho detto: vabbè, vado a vedere, visto che c'è un ponte, mi ha detto se c'è un ingresso al ponte. E da lì siamo entrati senza pagare. C'è un bel cartello che dice patrimonio dell'umanità. Esatto, e ci siamo ricollegati praticamente a dove saremmo entrati dopo. Ora, non so chi sia questa persona, comunque, fatto sta che questa è l'esperienza che vi dico. Sinceramente mi ha dato veramente fastidio, è stato veramente aggressivo e maleducato, quindi... Ma è una persona, non è che la gente è così. Quindi, andiamo. Siamo all'interno della casba, classica come prima, quindi muri in paglia e fango, e labirinti stretti, e andiamo a godercela. Molti souvenir però qui, eh? Beh, è molto turistico questo qua. Però fanno colore, carino. Sì, 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 sì. Scrive i messaggi segreti. Sì, sì. Con il limone anche. Questo è zafferano. Sì, il giallo zafferano con sì. L'acqua. E azul is indigo. Ok. E il nero è il tè con zucchero. Ok, tè con zucchero. Sì. È invisibile e papi è normale. Nel puoi lì il caramello. Ah, questo da vado. Lo zucchero si caramella, sì. E diventa un caramella, sì. Che bello. Instagram antes. Prima, questo è Instagram. Bellissimo. Sai zucchero figo. Che forte, bravo. E il nero esiste con zucchero. Il colore. Sì, sì. Sì. Tutti li hai fatti così. Tutti, sì. È possibile scrivere il nome della persona in berbero o in arabo. Bello, bello, carino. Bello, bello. Ragazzi, ma la sfiga ci perseguita, perché l'arena del gladiatore non è possibile riprenderla, perché la stanno preparando per l'altro film. E quindi è vietato anche addirittura riprenderla. Però adesso, se tu stai fermo, dal riflesso degli occhiali, voi potete vedere... Sì. La struttura da fuori. Esatto. Quindi la lascio un attimo così. Purtroppo è questa. Questa è l'arena del gladiatore e non si può vedere perché la stanno rifacendo adesso. Vabbè. La useranno per il 2. Sì. Ragazzi, quando la sfiga ci vede bene, fare tutti questi chilometri e non vederla. Magari dall'alto si può vedere. Avessi il drone, sicuro. No, andiamo a camminare sopra e la vediamo. Sì, proviamoci. Questo è quello che si vede, che non si può neanche riprendere, quindi non, cioè, non si vede niente. Tutto... Ma che sfiga, veramente. Oh, però la piazza è lì dentro. Comunque, il mio segnale non scatenate più l'inferno, non c'è niente di inferno. Ho trovato un posto dove mi posso arrampicare. Vai. Per farmi vedere. Che tu che sei leggera puoi farlo. Sì, però tienimi, spingimi. Sì, vai. Spingimi. Eccolo. Tutto quello che si può vedere è questo. Dopo questa scalata, solo per voi, siamo arrivati a un punto dove si riesce a vedere in parte l'arena, che la stanno appunto, ci stanno lavorando. Ed è l'unico punto, perché poi il resto non penso che si riesca a vedere. Ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua. Questo è il punto più estremo. Zoomiamo. Guarda che caldo, ragazzi. Sì, è importante. Io mollo. Nel senso che adesso dobbiamo tornare in giù per andare fino al Camperozzo e andare a Marrakesh. Abbiamo 4 ore di strada di montagna. Ok, la cosa importante è l'arena, però la cosa bella è proprio la struttura di tutta la casba. Sì, è bella vederla, poi dai, basta. Nel 400 avanti Cristo, qua non c'era Cristo. Vabbè, detto queste 4 cose che so già che mi arriverà un fulmine, qualcuno di voi magari si può anche offendere, quindi me ne sto zitto. Detto questo, la casba è molto 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 bella. Questa ovviamente proprio perché diciamo viene utilizzata per i film e anche tenuta bene, anche se ci sono delle parti ancora belle rotte, rovinate, originali, comunque hanno mantenuto il loro fascino. Non comunque ci abitano, sì sì, e non l'hanno modificata. Anzi, addirittura una signora ci ha invitato a entrare in casa, sì, sua, sì, sì. Oh, grazie. Adesso torno giù e accetto l'invito, magari mi dà un po' d'acqua. Un bel tè. Vamos. Siamo arrivati fino in cima, bello tutto, vi faremo vedere alcuni scorci, avete già visto alcune cose, e proseguiamo il nostro viaggio. Andiamo, 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 andiamo.
interessante, dove fanno vedere quelli che sono un pochino i loro usi e costumi, tra cui strumenti musicali che utilizzano, piuttosto che i setacci, piuttosto che una specie di mandolino, non so come si chiamerà, un pochino quello che veniva utilizzato all'interno della casba, parte della loro cultura, molto interessante. E voilà, la città. Qui possiamo vedere bene l'arena, dove è collocata ai piedi appunto della casba, dietro questa collinetta. E qua dietro a me vedete proprio dove si sviluppa la città, che è, diciamo, la parte vecchia divisa dal fiume, quindi la casba è qua. E come vedete, all'interno praticamente di ogni casa c'è un piccolo museo, c'è un artista, insomma diverse attività, però molti artigiani, devo dire, molto belle. Fastidio. No ragazzi, è carina, bella, tenuta veramente bene, è da visitare assolutamente, non si paga, ve lo confermo. Dovete solo seguire l'ingresso con il ponte di cemento. E non quello che è l'attraversamento a piedi che abbiamo fatto prima. Esatto. Siamo 1300 metri sui monti Atlas, dobbiamo salire ancora, se non sbaglio quasi 2003-2004. Per fortuna c'è una strada nuova, non sembra neanche troppo curva per adesso, vedremo dopo come sarà. Però è uno spettacolo, perché si riesce a vedere innanzitutto un cambiamento dei panorami, perché comunque iniziano ad essere un pochino più verdi, ma la cosa bella è che ci sono talmente tante montagne mineralizzate differenti che ogni collinetta cambia colore anche per quello. Infatti c'è la parte dove ha tanto ferro che è marrone, quella dove ha tanto zolfo che è più gialla, e via così. Strada fra Ouarzazate e Marrakech è una strada di montagna di circa 200 km o qualcosa di più, ed è completamente una buca, perché la stanno rifacendo, quindi stanno rifacendo tutta la canalizzazione dell'acqua in questo momento, per poi, suppongo, asfaltarla, almeno me lo auguro. Ed è veramente brutto, perché si viaggia 40-50 all'ora, anche perché noi non è che possiamo viaggiare più forti. Senti il motore come pompa? Più o meno? E questo non è ancora il pezzo peggiore, quindi guida zen ci vuole. Per gli altri anche fuori, faccio delle code, è tutto un cantiere. Quindi concludendo, anche sta strada la stanno tirando dritta, facendo tipo autostrada, probabilmente anche questa doppia corsia. Fra qualche anno, ragazzi, questa strada la fate nella metà del tempo che la sto facendo io, forse anche meno. Arrivati al passo dei 2000 metri alla velocità di 35 km orari. Ottimo, dall'asfalto allo sterrato. Pensavo migliorasse invece. Insistere, però le opere che stanno facendo sono veramente importanti, perché stanno tagliando le montagne per poter fare ovviamente una strada più dritta, e il lavoro non so se si nota dai video, ma è veramente importante.
fatta Corridge, la cima è 2210. Abbiamo scollinato. Attenzione ai freni. Freni vecchi come questi bisogna andare giù con un po' di testa, sennò rimani senza. Ci sono i pali della neve. 2002 nevicherà anche qua, no? Sembra strano però. Aiuto. Questa è la strada che hanno utilizzato Top Gear in una serie per fare delle prove delle macchine. C'è un punto banale che non sono riuscito a fermarci perché era pieno così, che probabilmente vedi un po' di curve una dietro l'altra. Troppo incasinato sto posto. Una microvia pienissima di commerci aperti, quelli che i giorni passati praticamente avremmo visto deserti e chiusi, oggi sono pieni di vita e di carne. Per i trasporti pesanti. Sì, sì. Piano ma tirano. Pensavo fossero ulivi, invece è tutto argano. Siamo quasi a Marrakesh e di ulivi ne avremmo visti una manciata. Non so dove lo fanno l'olio famoso del Marocco. Ma in Spagna. Esatto, fanno solo argan qui. Non c'ho voglia di cambiarla. Te abbiamo bucato? Facile. Perché a volte sta pressione magari perde la connessione. Lo senti? Ma pazzesco! Dunque ragazzi, quando succedono queste cose sapete che di solito Mauri per una circa mezz'oretta non parla, non dice niente, quindi io devo interpretare cosa succede e ho interpretato abbastanza bene, credo, quindi vi spiego. La gomma da 4,6 è passata a 3,4, grazie al nostro TPMS ce ne siamo accorti subito. Siamo usciti a vedere e la gomma è sgonfia, si sente l'aria che esce. Ci hanno consigliato di andare a un gommista a Marrakesh, ma si sta sgonfiando troppo velocemente, quindi la distruggeremmo. Quindi Mauri ha deciso di cambiarla qui. Montare il Creek moderno. Avevamo detto che era una strada di merda. Comunque c'è un bel chiodo qua, se vuoi lo puoi vedere. Il TPMS mi ha avvisato in tempo, ancora prima che la gomma, come vedete, si sgonfiasse del tutto e quindi si rovinasse o si scaldasse.
Detto questo, devo levare la valvola del TPMS, che non è un cazzo facile. Ringrazio il cielo che c'era una stazione di servizio con due alberi. Se eravamo in mezzo alla strada al sole era peggio. Te l'ho stretto così tanto che non riesco a svitarlo. Ma prima di smontare questa gomma, non hai pensato di tirare giù l'altra? Ma prima di tirare giù l'altra, devo vedere se riesco a smontarla. Uno e due. Due crick abbiamo, entrambi sono rotti. Ho dovuto chiedere un crick al signore, perché i nostri due, uno è senza olio. Ora va a misurare la pressione della ruota di scorta prima di montarla. Il sapone. Ragazzi, cosa dire, sono rimasto, ci ho chiesto un crick e alla fine mi ha cambiato lui la gomma. Cioè, ma anche messo l'olio nel crick, è caldo. Eh sì che è caldo, allora. Ci sono 38 gradi. Comunque, a un chilometro, adesso c'è un benzinaio. Scusate farlo così, ma c'ho una sete che non riesco più a parlare, praticamente. Adesso a un chilometro c'è un distributore di benzina e niente, vediamo insomma se me la ripara e me la cambia anche. Quella lì è abbastanza vecchiotta, non voglio lasciarla sotto. Non mi fido, giusto discordere. Se ritiriamo un po' le cose qua e andiamo. Sono abbastanza stanco, sì, fa caldo, 39 gradi, ok. La fortuna è che, insomma, siamo finiti vicino a un distributore. La seconda fortuna è che non mi funzionavano i due crick che avevo, uno vecchio, vabbè. L'altro nuovo, mancava olio. Non ho visto perdite d'olio, quindi non lo so, io pure l'avevo provato. Comunque, fatto sta che il camionista a cui io ho chiesto un crick è stato gentilissimo. A parte avermi dato il crick, è venuto anche ad aiutarmi, praticamente la gomma l'ha cambiato lui. Però anche se la vedevo cambiare lui, sudavo io. E poi tutto adesso il crick gli abbiamo messo dentro dell'olio, quindi abbiamo provato e funzionato. Ora, il TPMS ha fatto il suo lavoro, ce ne siamo accorti subito, la gomma non si è neanche scaldata né rovinata e quindi adesso andiamo subito dal gommista a vedere se ce la ripara. Spero che me la cambi subito, nel senso che me la metta di nuovo al suo posto, perché quelle vecchie non mi fido, lasciarle sotto. Poi andiamo a cercare da dormire sperando che ci sia una piscina, piacerebbe molto. E ecco qua il nostro gommista su strada, mi ha fatto vedere il buco, una bella sberla, e mi ha chiesto se volevo praticamente prezzi diversi, no? Nel senso che puoi spendere o 60 euro 60 dirham, pardon, 80. La differenza è il tipo di taccone che mette dentro. Me l'ha fatto vedere ovviamente due differenti. Io ho detto, beh, è un po' caro. Io ho detto, però questo da 8 euro va bene. Anzi, 80 dirham sono 7 euro e qualcosa. C'è un ragazzino che avrà 10 anni. Corre, fa, dispa, ride, smonta le moto. Non so chi è, cioè sarà il figlio. Che possono assumerlo. Non è il figlio, perché gliel'ho chiesto e ha detto che è il figlio del titolare. Fa più lui di qualsiasi altra persona, mi ha spiegato. Corre come un matto. È impressionante. E continua a sorridere. Il motorino è lui, lo sta facendo. Lo sta facendo lui, l'ho visto. 10 anni sono, però lavorare. Come avete visto, il lavoro è finito, nel senso che ha attaccato il taccone sulla gomma, adesso lo sta rullando con questa specie di... Sembrerebbe quello per fare i ravioli, per tagliarli. Scusate se leggo sempre le cose al cibo, ma è così. Quello lì serve per far sì che si appiccichi bene la colla al taccone. Quindi andiamo verso questa casba che si chiama... come si chiama? Questa è la fine di trocere qua, non so. Ci hai provato almeno. Beh sì, alla... Dai, cosa ti ricordi? Alla Kamzulla Zitz. Aid. Ben. Ben. Hills.
Aïd Ben Hills. Dai, Aïd. Benadou. Ok. Andiamo a vedere, andiamo a vedere questa famosissima casba Aïd. Come si chiama? Aïd Ben Abdul. Siamo arrivati al punto più alto al quale le nostre gambe ci possono portare. No, non facciamo quelle merde così, dai. Ragazzi, la strada